Dunque, io sono stato chiamato a illustrarvi quelle che sono le ricerche che abbiamo cominciato e che soprattutto intendiamo proseguire nel prossimo futuro al CAF. E dunque, io sono un ricercatore medico attualmente alla Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie. Naturalmente riconosco un grande valore intrinseco alla ricerca biomedica, che è la passione della mia vita, diciamo. E nel caso della ricerca al CAF questo acquista ulteriori significati, quindi non soltanto il semplice fatto di aumentare le nostre conoscenze in questo settore. Chiaramente fare ricerca nell'ambito del CAF è un importante supporto all'attività clinica, un importante supporto in quanto è fonte di un aggiornamento diretto su quelle che sono le cause, le terapie del tabagismo, e anche perché permette uno sguardo critico sulle terapie che altrimenti è difficile avere. Soltanto lavorando all'interno di un settore, lavorando attivamente, quindi fare ricerca è la maniera migliore per lavorare attivamente in un settore, si riesce ad avere quello sguardo critico che fa riconoscere i limiti di tutti gli approcci che possono essere utilizzati. È altrettanto evidente che condurre una ricerca in prima persona è un'occasione per potersi presentare in maniera più diretta, più positiva, per la formazione sia dei docenti che dei discenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quindi degli operatori, se vogliamo, attuali e futuri nel campo del tabagismo, e non soltanto naturalmente per quanto riguarda i medici, ma è naturalmente la maniera per arrivare a un aggiornamento di tutti gli operatori, anche non medici, di questo settore. Ora, come vedrete, come si capirà meglio man mano che vi parlerò delle ricerche che sono state iniziate, e le ricerche condotte al CAF non sono naturalmente, il CAF è una piccola struttura, non è una ricerca autonoma condotta all'interno del CAF, ma è aperta, molto aperta, nei confronti di altri enti, sia modenesi dell'università, sia anche della regione, e anche al di fuori, funziona? Della regione e al di fuori della regione, naturalmente in prospettiva anche aperto a ricerche con enti al di fuori dell'Italia. Inoltre è evidente che una competenza locale che si sviluppi in prima persona sulla ricerca darà un supporto metodologico a chiunque voglia rivolgersi al CAF per avere un aiuto appunto metodologico per condurre delle ricerche in collaborazione o anche autonome in questo campo. Allora, il progetto a cui dedicherò più spazio nella mia descrizione è, con questo titolo forse non semplicissimo, ma poi vedremo di spiegarlo, uno studio sui polimorfismi genici nelle subunità dei recettori nicotinici in quanto fattori predisponenti per il tabagismo. Adesso spiego un po' meglio che cosa vuol dire tutto ciò. Allora, innanzitutto, già da quello che vi ha detto la dottoressa Cainazzo, per chi non fosse medico sicuramente, vi do queste spiegazioni, la ragione fondamentale per la quale il tabacco ha un'azione, che è poi quella di dar dipendenza sul nostro cervello, è perché il nostro cervello ha delle molecole che sono capaci di riconoscere la nicotina. In assenza di queste molecole la nicotina sarebbe inefficace, sarebbe come acqua fresca per il nostro cervello. Queste molecole sono chiamate recettori nicotinici, appunto recettori per la nicotina, che sono delle molecole che non sono di esclusivo interesse farmacologico, sono delle molecole che sono espresse nel cervello a prescindere dalla presenza di nicotina e che hanno una loro funzione fisiologica. In effetti legano una sostanza endogena che si chiama acetilcolina e che servono per far funzionare correttamente il cervello, ma che la nicotina in qualche maniera perturba. Comunque esistono queste sostanze, queste molecole, che si chiamano recettori nicotinici, che sono delle grosse proteine formate da tante subunità. Qui sono rappresentate queste specie di infiorescenze, questi vasi, non lo so come potremmo chiamarli, all'interno c'è un canale e intorno ci sono queste subunità proteiche. Il punto che mi interessa in questo momento è che sono molte subunità, in effetti sono 5 subunità. Non solo queste subunità sono 5, ma anche questo è un grafico un po' complesso, ma quello che mi interessa è soltanto mostrarvi questa fila. Vedete come ognuno di queste piccole sigle, alfa, beta, alfa 1, alfa 2, eccetera, eccetera,
denomina una particolare subunità che costituisce il recettore nicotinico. Quindi abbiamo tante subunità, tanti diversi tipi di subunità, questo vuol dire che possono combinarsi in tante maniere e quindi che esistono quelli che vengono chiamati i sottotipi del recettore nicotinico. Ora, questi sottotipi hanno impatto diverso per quanto riguarda la dipendenza. Alcuni sono più importanti, altri sono meno importanti. Quindi c'è questa prima variabilità. Il secondo livello di variabilità è quello individuale. Queste sono proteine, quindi sono prodotte dall'attività di un gene. I geni hanno i cosiddetti polimorfismi. Avere dei polimorfismi vuol dire che ci sono piccole differenze nucleotidiche, i geni sono fatti da tanti nucleotidi, che sono varianti fisiologiche. Quindi tutti noi abbiamo dei geni che sono leggermente diversi da quelli degli altri, è per questo che noi siamo anche come aspetto, il colore degli occhi, i capelli, l'altezza, eccetera, eccetera, ma anche quindi la predisposizione alle malattie, la predisposizione al tabagismo, la predisposizione a tante cose, è dovuta al fatto che i nostri geni hanno questi polimorfismi, non di per sé causa di malattia, ma predisposizione a eventualmente malattie. Questo succede anche nel caso dei geni per le subunità del recettore nicotinico. Quindi c'è questa grande variabilità che ci rende un po' tutti diversi e ci fa predisporre in maniera differenziale, quindi in maniera individuale, allo sviluppo di malattie e anche allo sviluppo della dipendenza da tabacco. In effetti sono usciti recentemente, vedete che sono tutti i lavori del 2010, su riviste molto grosse, Nature Genetics, dei dati molto forti che dimostrano come la variabilità individuale in queste subunità del recettore sia un fattore predisponente molto importante nei confronti del tabagismo. Quindi chi ha una certa configurazione di queste polimorfismi, quindi queste differenze individuali nei geni delle subunità, ha una chance maggiore o minore di sviluppare il tabagismo. E non solo questo è stato dimostrato per il tabagismo, ma anche per le conseguenze del tabagismo. Si è visto che c'è una correlazione molto forte anche nei confronti dello sviluppo dei tumori, per esempio tumori polmonari, che hanno una correlazione, quindi dipendono in maniera importante da queste variabilità individuali nei geni delle subunità nicotiniche. Ora, quello che ci siamo proposti di fare è di vedere nella nostra popolazione, quindi nella popolazione dell'Emilia-Romagna, grazie al, vedete questa sfilza di, questa sfilza di centri antifumo, che sono tutti centri antifumo della regione Emilia-Romagna, coordinati dal dottor Cifiera, dottoressa Piancastelli, quindi l'insieme di questi centri antifumo ha deciso di fare una grande ricerca a tappeto sui soggetti che si presentano ai centri antifumo per caratterizzare appunto i polimorfismi, quindi le variabilità individuali in questi geni di predisposizione per il tabagismo e per il tumore al polmone. L'unità centrale, diciamo, che raccoglie questi dati è il CAF di Modena, in collaborazione anche con l'Università di Modena e Reggio Emilia, perché un'altra particolarità di questa ricerca, che secondo me è molto interessante, molto importante, ci sarà non soltanto una parte di raccolta di dati e di analisi dei dati nell'uomo, ma anche una controparte biologica nell'animale, perché è fondamentale, è uno dei punti critici che sono emersi negli ultimi anni nella ricerca biomedica, che le ricerche biomediche siano traslazionali, cioè partano o ritornino, come vogliamo, comunque ci sia uno scambio tra la parte biologica e la parte umana, quindi la parte nell'animale, la parte nell'uomo o la parte in silico per certe ricerche, comunque insomma in generale la parte più di base nei modelli e la parte invece nell'uomo. Ora, questo è quello che noi intendiamo fare anche per questa ricerca, quindi una parte che è svolta partendo dal materiale umano raccolta dai CAF dell'Emilia Romagna e una parte fatta nell'animale per poter validare questi modelli in sistemi più semplici e ritornare con queste conoscenze poi all'interpretazione dei dati sull'uomo. Ora, il fatto di poter avvalersi della collaborazione del CAF di Modena e di tutti gli altri CAF dell'Emilia Romagna dà a questa ricerca un valore particolare che è un po' diverso da quelli già pubblicati, in quanto non parliamo di popolazioni generali, ma parliamo di popolazioni di persone che sono seguite in maniera molto più dettagliata. Quindi di questi soggetti avremo un profilo psicologico, di questi soggetti avremo delle analisi puntuali dei livelli di cotinina, come già è stato accennato, quindi livelli precisi del loro consumo
di sigarette, e anche questi sono soggetti che sono seguiti, quindi sappiamo se hanno una certa ricaduta a 6 mesi, a 1 anno, sappiamo che terapie eventualmente stanno seguendo, quindi potremo correlare la predisposizione individuale a livello genetico con tutti questi fattori, e quindi questa ricerca secondo me promette di essere di grande interesse. Questo motivo per me naturalmente di orgoglio, questa è la prima ricerca che abbiamo pubblicato partendo dal lavoro del CAF su una rivista importante internazionale su questi argomenti, quindi proprio su questi argomenti dei geni, diciamo, del tabagismo, i geni del recettore nicotinico e questo è un caso di un modello animale, comunque la predisposizione al tabagismo. E una seconda ricerca che vi voglio molto rapidamente illustrare perché è molto tardi, che dà un'idea anche di come il CAF voglia estendere i suoi interessi, si è aperto, diciamo, nei suoi interessi di ricerca a molti aspetti diversi del tabagismo, in questo caso una collaborazione che abbiamo instaurato con l'Università di Verona, e in questo caso vogliamo studiare qual è l'impatto della dipendenza da fumo, da tabacco, quindi diciamo dal tabagismo, sulla performance sportiva. Questo è un aspetto importantissimo che già è stato trattato in precedenza. Noi vogliamo arrivare a capire, tramite dei test piuttosto sofisticati che sono stati elaborati, che riescono a rendere esplicito, diciamo, la performance mentale durante l'attività sportiva, a vedere come il fatto che l'atleta sia o meno un tabagista porti a condizionare la sua performance sportiva, quindi la sua capacità di essere uno sportivo a un livello più o meno alto. E già ci sono dei risultati iniziali molto interessanti che fanno vedere, questo è uno studio che si è cominciato a fare con i giocatori di basket e che proseguiremo a Modena in collaborazione con una serie di squadre di pallavolo modenesi, uno sport molto amato naturalmente come sapete tutti a Modena. Comunque i primi dati derivano invece dallo studio di alcune squadre e alcuni giocatori di basket, e si è visto come il soggetto fumatore abbia un peggioramento della performance durante la partita per il fatto che sia un fumatore, appunto. Quindi, e questo naturalmente è un messaggio che è potenzialmente di grande interesse, perché tutti i ragazzi naturalmente tengono molto alle loro attività sportive, giustamente tengono molto alle loro attività sportive, questo sarebbe quindi arrivare a una prova scientifica forte che dimostri come ci sia questa correlazione negativa tra il fatto di essere fumatore e il fatto di avere un'attività sportiva di alto livello, possa essere un messaggio, oltre che di interesse scientifico, anche di grosso impatto sociale per la prevenzione del tabagismo, eccetera. Un ultimo giusto accenno, una cosa che già di cui già si è parlato, questa attività di ricerca naturalmente si sposa con l'attività di formazione e aggiornamento, come vi ho menzionato, e come già vi è stato detto ci sarà questo congresso in cui queste attività, le attività di ricerca, verranno esplicate in una maniera più accurata di quello che vi ho fatto oggi, che è stato organizzato dal CAF qui a Modena in collaborazione ancora una volta con la Regione Emilia-Romagna. Grazie.